Amici di telefonino.net, non abbiamo cambiato genere ma siamo all'Open Day di Samsung, quindi Samsung non è soltanto telefonia mobile come sapete, ma è anche lavatrice, tutto quello che serve per la casa a livello di elettronica, a livello di elettrodomestici. Il cuoco ovviamente non è un prodotto di Samsung, ma ci allieta con i suoi manicaretti che non abbiamo assaggiato, anzi non è vero, Andrea li ha assaggiati. Poi passiamo ai televisori, le fotocamere. Ovviamente però a noi di Samsung interessa soprattutto la telefonia mobile. Qui c'è qualche novità che andremo a vedere a breve e soprattutto andremo anche a introdurre un piccolo approfondimento insieme a Emanuele De Mattia di Samsung, che ci racconterà la filosofia Samsung per i prossimi mesi. Siamo con Emanuele De Mattia di Samsung, ben ritrovato. Ben ritrovati a tutti voi. Oggi Open Day di Samsung con parecchie novità, che cosa ci presentate? Oggi è un open day per i media, per le websyn, per i blogger, dedicato a tutto quello che è l'offerta Samsung per Natale 2011. Stiamo parlando quindi di telefonia mobile e quindi di tablet e quindi di smartphone e telefoni cellulari. Stiamo parlando del mondo di quello che è l'audio video, quindi soluzioni di digital imaging, specialmente in ambito fotocamere, e tutto quello che è invece il mondo TV, compresi sistemi home theater, DVD, lettori DVD. Abbiamo anche la parte elettrodomestici, quindi con nuove lavatrici, nuovi frigoriferi e nuovi aspirapolvere robot, per terminare con la nostra divisione e parte IT, ovvero nuovi notebook, nuovi monitor e nuove stampanti. A noi, per quanto riguarda la telefonia mobile, ha colpito molto il Note. Che filosofia c'è dietro un prodotto che è completamente innovativo e sembra, almeno in apparenza, non rispondere a un determinato bisogno dell'utente? Ma Note secondo me è il classico esempio di quello che è Samsung, cercare di andare sempre a intercettare quelli che sono i bisogni dei consumatori e le tendenze del mercato e quindi andare a proporre ai consumatori quello che possono essere i migliori prodotti per le loro esigenze. Non farei un altro esempio, per esempio in ambito tablet, noi l'anno scorso abbiamo lanciato un tablet da 7 pollici, poi abbiamo lanciato il tablet da 10 pollici, adesso sta arrivando sul mercato quello da 8.9 e abbiamo lanciato il 7.7, quindi copriamo diversi polliciaggi, diverse diagonali per quelle che sono le diverse esigenze dei consumatori. Col Note andiamo ad aumentare una diagonale di un tradizionale smartphone, rendendo quindi più leggibile magari contenuti internet o altri contenuti video o fotografie, e il tutto con, equipaggiato con processori molto importanti, il tutto con una qualità dello schermo che comunque caratterizza quella che è sempre l'offerta Samsung, dato che siamo i leader al mondo nella produzione di schermi di diversi polliciaggi. E abbiamo notato, parlando con i nostri clienti e facendo le dovute ricerche presso i consumatori, che sarà un prodotto che noi ci auguriamo riscuoterà molto successo. Open Day, già concentrati sul Natale, però andiamo oltre. Che cosa ci presenterete a Londra tra qualche giorno? Allora, a Londra... Londra trattasi di un evento europeo del lancio commerciale del Note, quindi sarà il focus sul Galaxy Note, e credo e spero che in quell'occasione potremo farvi vedere anche un prodotto che doveva essere lanciato questa settimana, che poi è stato per diversi motivi posticipato. Non vi posso dire di più. Allora ci vediamo a Londra. Ci vediamo a